Fra sabato e domenica decine di principi, militari, ministri ed ex ministri sono stati arrestati in Arabia Saudita. Che cosa sta succedendo nel paese governato dal regime wahabita? Siamo di fronte a una crisi interna e internazionale. La crisi interna è molto chiara, si tratta di una lotta di potere in cui il principe ereditario Mohammed bin Salman, figlio del re Salman, sta cercando di far fuori tutta l'opposizione possibile e immaginabile. Ha la concorrenza di dozzine di principi del regno, ma anche di una parte della società saudita che in qualche modo contrasta il suo potere. La modernizzazione, i famosi piani di modernizzazione non c'entrano nulla con queste purghe con cui sono stati arrestati dozzine di principi del sangue, ministri, militari, il capo della Guardia Nazionale che è un po' la chiave della sicurezza del paese essendo la Guardia Pretoriana di Riyadh. Tutto questo non c'entra nulla con quegli annunci clamorosi che sono stati fatti le scorse settimane. C'entra invece con questa lotta di potere che in qualche modo sta avvicendando i vertici del regno. Probabilmente ci sono anche delle ipotesi che possono fare. Una, che ci sia stato un tentativo di reprimere o addirittura di prevenire un colpo di Stato, e l'altra, forse più probabile, che Re Salman, malmesso in salute, si stia avviando insomma, verso la fine e che quindi suo figlio, il figlio prediletto di soli 32 anni, voglia in poche parole succedergli. E qual è la crisi internazionale alla base delle purghe di Riyadh? La dimensione internazionale è quella che ci deve in qualche modo preoccupare più di tutti. In primo luogo perché il giorno prima delle famose purghe sono state annunciate le dimissioni del primo ministro libanese Saad Hariri nella stessa capitale Riyadh, una formula direi rituale rispetto al fatto che un primo ministro annunci le sue dimissioni nella capitale di un paese straniero. E perché l'ha fatto Salman? Mohammed bin Salman ha spinto Hariri a queste dimissioni, ma era per il fronte libanese. Il fronte libanese che fa parte di quel famoso corridoio sciita che da Teheran attraversa tutto il Medio Oriente, passa per Baghdad, passa per Damasco e arriva fino agli Hezbollah libanesi sulle coste del Mediterraneo. In realtà siamo sempre lì. I sauditi hanno un timore folle dell'espansionismo iraniano. Lo si vede in Libano, lo si vede in Siria e lo si vede soprattutto in Yemen, dove le accuse all'Iran di aver fornito missili, per esempio, agli ribelli Houthi sono assai dure, assai critiche e accese. E in più c'è un problema, cioè in qualche modo questo atteggiamento saudita cerca di spingere al conflitto, come scriveva anche il quotidiano Ares, lo stesso Israele, che evidentemente ha sempre un fronte aperto con gli Hezbollah in Libano. E quindi le aperture del principe Salman alla condizione della donna e soprattutto la sua lotta all'Islam radicale sono false? Che cosa intende lui per Islam radicale? Lo ha detto chiaramente, quello degli iraniani è quello sunnita che ha dato luogo per esempio a dozzine di formazioni jihadiste, all'ISIS eccetera, non viene neppure citato. Questo ci fa un po' sospettare in realtà che queste aperture che lui ha fatto siano in qualche modo un tentativo di giustificare, come dire, una facciata di modernizzazione del regno che rimane e resterà una monarchia assoluta.